Allegri disegna la Juve dei nuovi. Tra Chievo e Barcellona, tra campionato e Champions League, la Juve è pronta ad iniziare il proprio tour de force con 7 gare nel giro di 23 giorni. La rosa lunga permette ampie rotazioni ad Allegri, ma i primi impegni saranno interlocutori per l'inserimento dei nuovi acquisti, i quali, eccezion fatta per Ovedes e Szczęsny, hanno già assaggiato il campo in gare ufficiali, nessuno l'ha però ancora fatto con i gradi da titolare. Sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium, contro il Chievo, potrebbero essere ben 6 gli esordienti dal primo minuto. La linea innescata dall'effetto nazionale e dai ritardi nei rientri dei sudamericani, i quali si sono uniti al gruppo soltanto oggi e probabilmente potrebbero allenarsi ancora a parte, inutile rischiarli, soprattutto in ottica Barcellona. L'unico che potrebbe comunque trovare spazio sembra essere Alex Sandro, che ha viaggiato in Brasile ma non ha messo piede in campo nell'1-1 contro la Colombia di Cuadrado. La difesa per ora un'altra sola certezza, Daniele Rugani, al cui fianco è ballottaggio tra Benatia, Barzagli e Ovedes, il tedesco potrebbe anche agire da terzino destro, ruolo che ricoprirà alla lunga nella stagione, per fare conoscenza del modulo in vista del Barcellona. Discorso simile vale per De Sciglio, al momento fermo a 0 minuti in campionato. L'italiano sembra invece orientato verso un turno di riposo dopo i 180 minuti con la maglia della nazionale. Se la difesa vive di molti dubbi, meno ce ne sono a centrocampo e tra i pali, sarà infatti la giornata dell'esordio per Wojciech Szczęsny, che rileverà Buffon concedendogli un day off in vista del Camp Nou. In mezzo al campo certezza Pjanic, rientrato da una settimana di nuovo causa squalifica rimediata nella prima gara con la Bosnia, e premiere per Matuidi, già visto a gara in corso contro Cagliari e Genoa. Khedira non è infatti ancora al 100%. Tra tre quarti ed attacco dubbi abbastanza lontani dall'essere risolti. Anche se la certezza è Higuain davanti a tutti. L'ex Napoli era il non è stato convocato da Sampaoli ed ha lavorato agli ordini di Allegri, nessuna necessità di riposo per lui. Diverse invece le situazioni di Dybala, 130 minuti con l'Argentina in 2 giorni e un lungo viaggio di ritorno da affrontare, e di Mandzukic, costretto dalla pioggia a giocare 2 partite, una e mezza, per la verità, nel giro di 2 giorni. Entrambi potrebbero partire dalla panchina lasciando spazio a Bernardeschi e Douglas Costa, con Cuadrado, squalificato in Champions League, chiamato agli straordinari sulla fascia destra. La probabile nuova Juve di sabato, 4-2-3-1, Szczęsny, Ovedes, Benatia, Rugani, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain,